presento un bel libro di casa nostra, scritto da Fulvio Sulmoni, piacere di avervi conosciuto, lo vedete qua in copertina. Fulvio Sulmoni non è uno scrittore originariamente, è un calciatore ben conosciuto, ha militato in squadre di Serie A e B in Svizzera, difensore di vaglia, è stato anche nei quadri nazionali svizzeri juniores, sinceramente non so se magari la nazionale maggiore, magari no, ma comunque è un libro molto interessante perché è scritto in prima persona da uno sportivo che dice un po' come fa Andrea Agassi nel suo famoso libro Open, la storia della sua vita di tennista. Ho fatto lo sportivo, ma odio lo sport, odio questo sport. Perché? Perché come Agassi d'altronde... Perché Sulmoni è arrivato in qualche modo ad odiare il calcio? Naturalmente non l'ha odiato come gioco in sé, da ragazzo, si impegnava, gli piaceva, eccetera, eccetera, ma per alcune logiche purtroppo presenti a tutt'oggi, anzi forse centrali, del mondo che gira attorno al calcio d'élite attuale. Ecco, una cosa è praticare il calcio a livello magari dilettantesco, dove ci si impegna finché si può, dove ci si allena quando si può, dove ci si impegna finché non arrivano i dolorini o con qualche dolorino, ma senza esagerare, senza rovinarsi il fisico, senza rovinarsi la vita, e tutt'altra cosa lo sport professionistico, come ce lo presenta del calcio, in questo caso Fulvio Sulmoni, con la sua esperienza personale, ma anche di altri, con tutta anche una serie di tabelle sul calcio, di cosa succede, eccetera, eccetera, in questo ambiente, e ce lo presenta come in realtà una fabbrica di disillusione, perché molti saranno gli illusi, molti saranno coloro che dagli agenti, dalle squadre, dagli allenatori saranno in qualche modo, fra virgolette, usati, per poi essere o abbandonati o per dover interrompere la carriera per problemi fisici, senza avere magari un mestiere, senza poter contare sull'appoggio di nessuno una volta terminata questa carriera calcistica, perché non si è stati abbastanza previdenti. Quindi cosa ci dice Sulmoni nel suo libro? Fondamentalmente ci dice che ok, praticare il calcio, ma bisogna prima di tutto imparare un altro mestiere e non bisogna assolutamente abbandonarsi totalmente in questa specie di, lui la chiama in qualche modo, adesso non con queste parole, ma insomma dall'adito che questa sia una vera e propria macelleria sportiva, cioè questi giocatori vengono spesso e volentieri fatti giocare, come lui dice, d'inverno alle 8 di sera, d'estate magari alle 2 del pomeriggio, nelle condizioni più improbabili, magari sotto sedativi per resistere, bisogna in qualche modo donare il proprio corpo alla propria squadra, al proprio allenatore, alla propria bandiera. Cosa si avrà in cambio? Chi lo sa? Per una sbandierata gloria sportiva che prima di tutto arriva per pochissimi e che è in qualche modo davvero breve ed effimera. Quindi un libro scritto da un calciatore evidentemente che ci dice non è tutto oro quello che luccica sui campi da calcio.